Buonasera e benvenuti al TG 2000. 552 nuovi casi per il terzo giorno, in aumento il numero dei contagiati da Covid-19, nessuna regione esclusa, ma l'impennata si registra soprattutto in Veneto. Preoccupano poi alcuni focolai. Il servizio è di Nicola Ferrante. I numeri riportano indietro le lancette alla situazione di fine febbraio, inizio pandemia, e rivelano un aumento costante e inesorabile. Oggi 552 i nuovi positivi e 3 i morti secondo il bollettino del Ministero della Salute. Nessun morto in Lombardia, ma 69 i nuovi casi. In Veneto il focolaio più preoccupante, 183 i nuovi positivi in 24 ore, più di 5.200 in isolamento. 12 le regioni in cui il valore R con T, l'indice di trasmissione, è ben al di sopra dell'1, un andamento che riaccende la preoccupazione per l'avvio di una seconda ondata della pandemia in Italia, perché la curva del contagio risale, il virus continua a circolare, risvegliandosi lì dove sembrava scomparso. 6 nuovi casi a Catania, sorvegliata speciale la Movida. Intensificare i controlli in spiaggia, chiede il governatore pugliese Emiliano. Annullato un concerto tributo per giovanotti a Vercelli. Ma cosa sta accadendo in Italia? Quali le indicazioni da seguire? La situazione epidemiologica italiana merita molta attenzione e bisogna quindi continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, questo da parte della popolazione. Inoltre bisogna essere molto attenti ed intervenire prontamente nell'identificare eventuali focolai in modo da poterli contenere prontamente. Il report del Comitato Tecnico Scientifico riferisce di 60.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, precisando però che la situazione non va guardata solo negativamente, perché frutto delle riaperture delle settimane scorse, della ripresa della vita e delle attività, insomma, un quadro complesso. Stamattina, infine, alle barriere stradali di Roma, come vedete, sono scattati controlli su chi arriva, in particolare dai paesi dell'est Europa. La mascherina andrebbe tirata su. E una speranza concreta nella lotta al Covid arriva dallo Spallanzani di Roma, che dal 24 d'agosto inizierà a testare sulle persone un vaccino che ha già superato i test preclinici. Cesare Cavoni. La notizia ufficiale: l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani cerca volontari per i test sul vaccino contro il coronavirus, test la cui data d'inizio è prevista ufficialmente per il prossimo 24 agosto. Il vaccino, prodotto dalla Reitera di Castello Romano con un piano di 8 milioni di euro sostenuto dal Ministero della Ricerca con il CNR e dalla Regione Lazio, ha ricevuto il via libera dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del Comitato Etico. Il vaccino ha già superato i test preclinici effettuati sia in vitro che in vivo su modelli animali, che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta dal vaccino e il buon profilo di sicurezza. Ora lo Spallanzani ha comunicato i requisiti richiesti per candidarsi come volontari. Servono volontari sani di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto Covid-19. Chi possiede queste caratteristiche può contattare lo 06 55 17 0203 dalle 9 alle 17 o scrivere un'email a dirsan@inmi.it. Intanto anche altri paesi stanno da tempo lavorando alla ricerca di un vaccino, a cominciare dagli Stati Uniti, molto avanti nella preparazione, tanto che la Svizzera ha stipulato un contratto per l'acquisto di 4 milioni e mezzo di dosi di vaccino messo a punto da un'azienda biotech americana, mentre la Russia addirittura sostiene di essere pronta ad approvare il primo vaccino entro il 10 agosto. E spuntano le carte sul caso Alzano e Nembro nel Bergamasco. Gli esperti le volevano zona rossa già dal 3 di marzo, ma queste richieste non vennero accolte dall'esecutivo e polemica poi sul verbale del Comitato Tecnico Scientifico reso pubblico proprio oggi. Caterina Dall'Oglio. Zona rossa d'Alzano Lombardo e Nembro, la suggeriva al governo il Comitato Tecnico Scientifico in questo verbale del 3 marzo. Il contenuto del documento era in realtà già noto. I PM ne avevano chiesto anche conto al Presidente del Consiglio, ascoltato a Palazzo Chigi il 12 giugno. Conte, secondo il Corriere della Sera, rispose: quel verbale non è mai arrivato al governo. Il documento mette nero su bianco, sentita Regione Lombardia, i contagi aumentano in particolare a Nembro e ad Alzano Lombardo, vicinissimi a Bergamo. Ciascuno dei due comuni registrano 20 casi. L'R con zero è sicuramente sopra l'1, il rischio di ulteriori diffusioni è alto. Si propone di costituire la zona rossa, cosa che non avverrà.
Il giorno dopo 300 militari sono pronti nella Bergamasca e sempre il 5 marzo l'Istituto Superiore di Sanità ribadisce la necessità di prendere misure, ma bisognerà aspettare l'8 marzo per l'annuncio. Chiusa tutta la Lombardia e 14 province, poi l'Italia intera. Nella comunicazione al consigliere comunale Carretta, Palazzo Lombardia spiega: i decreti della Presidenza del Consiglio si susseguivano con ritmo incalzante, vanificando di fatto ogni intervento da parte delle regioni, che pure avevano potere normativo per istituire zone rosse. La Procura di Bergamo sta cercando di mettere in fila i fatti e le eventuali responsabilità. Decreto agosto, arriva l'accordo all'interno della maggioranza per il pacchetto da 25 miliardi che verrà varato dal Consiglio dei Ministri, 200 milioni ai comuni, soldi anche per le fasce più deboli con l'assegno da 400 euro per il reddito d'emergenza, nella bozza anche un passaggio per il blocco dei licenziamenti. Vito De Torre. È stato raggiunto l'accordo sul decreto agosto. Le misure del governo vanno dalla proroga della cassa integrazione ad interventi nel settore della scuola. Altri 200 milioni ai comuni. Nel testo del decreto legge viene recepita l'intesa sulla proroga del blocco dei licenziamenti siglata ieri tra le forze di governo. Aiutiamo cittadini e imprese, rinnoviamo la cassa integrazione, un forte piano di decontribuzione anche al sud, meno tasse, aiuti ai comuni e assunzioni a 80.000 docenti. In più sostegno all'economia reale del turismo. Nel decreto agosto c'è anche una nuova tranche del reddito di emergenza per i nuclei familiari più deboli. Lo stanziamento avverrà in un'unica soluzione e ammonterà in una quota tra 400 e 800 euro a seconda del nucleo familiare. Raddoppia la quota di welfare aziendale esentasse. Per l'anno di imposta 2020, si legge nel testo del decreto, la quota di beni e servizi ceduti dall'azienda ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito passa a 516 euro. Inoltre sfiorano i 500 milioni di euro i fondi previsti nel pacchetto salute, stanziati per recuperare prestazioni ambulatoriali, screening e ricoveri ospedalieri non erogati a causa dell'emergenza Covid-19. Infine, novità sulle tasse sospese. I versamenti dei tributi sospesi a causa del coronavirus dovranno essere versati per il 50% o in un'unica soluzione entro il 16 settembre o in 4 rate mensili a partire dalla stessa data, quindi l'ultima rata sarà entro gennaio, mentre il resto potrà essere dilazionato in 24 rate. E intanto aumenta il contagio anche nel mondo. Finora sono oltre 19 milioni i casi confermati, mentre i morti sono più di 700.000. Maurizio Dischino. Nel mondo sono 19.142.000 le persone contagiate dal coronavirus in 7 mesi e mezzo. Di esse 716.000 sono decedute. Stando ai dati della pandemia aggiornati dalla Johns Hopkins University, il paese più segnato sono gli Stati Uniti con quasi 4.900.000 casi. Il governo della California ha ritirato l'allerta sanitario, ma ha annunciato che taglierà acqua e luce a quelle ville che organizzano feste nonostante le restrizioni rimaste. Ci dispiace per tutti i morti, si sta raggiungendo i 100.000, ma dobbiamo andare avanti e trovare un modo per sbarazzarci di questo problema, ha dichiarato Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, il secondo paese più colpito dal coronavirus, con oltre 2.900.000 contagiati. Sempre in Brasile, il governo di San Paolo ha rinviato di un mese l'apertura delle scuole prevista l'8 settembre. L'Africa ha superato il milione di contagi accertati. In Europa, la Spagna è diventato il primo paese per numero di infezioni in Europa occidentale, 4.507 nelle ultime 24 ore. La Germania per 2 giorni consecutivi ha registrato 1.000 nuovi casi quotidiani. Nella regione di Mecklenburg-Pomerania, in seguito a contagi da coronavirus, 2 scuole sono state chiuse ad appena una settimana dall'apertura del nuovo anno scolastico. Un volo Air India proveniente da Dubai con a bordo 191 passeggeri si è spaccato in 2 uscendo di pista durante l'atterraggio in un aeroporto nel sud del paese, nello stato del Kerala. L'aereo sarebbe finito su una strada che costeggia le piste. Secondo i media locali, il pilota sarebbe morto insieme ad altri 15 passeggeri. Salvato poco fa un bambino di 1 anno e mezzo, l'aereo stava riportando in India uomini, donne e bambini bloccati all'estero per il Covid. L'esplosione di Beirut, il presidente libanese non esclude che possa essere stata un'aggressione esterna con un missile o una bomba, mentre Hezbollah nega ogni forma di responsabilità per quanto accaduto. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
bugie e menzogne. Nel porto di Beirut non c'erano depositi di armi di Hezbollah. A tre giorni dall'esplosione, che ha causato più di 150 morti, 5.000 feriti e 3 miliardi di dollari di danni, parla finalmente la nazione Hassan Nasrallah, il leader del Partito di Dio, sospettato di avere una buona parte di responsabilità nella criminale negligenza per cui 7 tonnellate di nitrati di ammonio sono saltate in aria. Nasrallah chiede che a condurre l'inchiesta sia l'esercito libanese e non una commissione internazionale, rifiutata anche dal presidente del paese dei ceti. Distorcerebbe la verità, ha affermato Aoun, aggiungendo di non escludere l'ipotesi di un'azione esterna, una bomba o un missile. Agli arresti intanto sono finiti il direttore del porto e alcuni dipendenti, solo capri espiatori, secondo tanti libanesi, in cui la rabbia sta subentrando allo shock. Domani è annunciata la prima grande manifestazione di protesta. Ieri sera ci sono stati alcuni tafferugli con la polizia davanti al Parlamento, espressione di una esasperazione condivisa. Non posso neppure rientrare a casa mia, ma ora le sciocchezze e le bugie che le autorità continuano a raccontarci sono davanti agli occhi del mondo, si sfoga Fabian, sfollata come altri 300.000 abitanti di Beirut. Sono tutti responsabili di questo disastro. Non sarà affidata a una classe politica corrotta la gestione degli aiuti, come chiedono anche le Nazioni Unite, perché al Libano servono miliardi di dollari per tentare di rialzarsi dal baratro e sono già troppi gli attori in campo decisi a usare la ricostruzione per aumentare la propria influenza nella regione. Papa Francesco, attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha inviato un primo sostegno economico con una donazione di 250.000 euro alla Chiesa del Libano e in aiuto della popolazione libanese colpita da questa devastante esplosione. La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 1 milione di euro dai fondi dell'8 per 1000. Dalle minacce ai fatti, il presidente americano Donald Trump firma un decreto che vieta le transazioni con i proprietari cinesi della app TikTok e WeChat. Antonio Soviero. Dopo averlo minacciato più volte, il presidente USA ha firmato un decreto che vieta, pena sanzioni, a qualsiasi persona o azienda statunitense di avere rapporti commerciali con i proprietari cinesi di TikTok, il popolare social network dei più giovani, e WeChat, l'applicazione per messaggi tra cellulari. L'ordine, che sarà esecutivo tra 45 giorni, proibisce l'uso delle app cinesi su apparecchi forniti dal governo ai suoi dipendenti o ai membri del Congresso. Motivi legati alla sicurezza nazionale, così viene giustificato nel decreto il bando negli USA delle app cinesi. A partire tra 45 giorni, dicevamo, il tempo necessario a Microsoft per concludere l'acquisizione di TikTok. Pechino condanna la decisione, parla di atto di manipolazione e di repressione politica, mentre TikTok minaccia un'azione legale. Sempre più giù nei sondaggi per le presidenziali di novembre, il tycoon apre un nuovo capitolo nella guerra personale con la Cina. Dopo i dazi commerciali, la vicenda della nuova rete 5G ora bandisce TikTok e WeChat. Basterà far dimenticare agli americani la sua pessima gestione della pandemia, che negli Stati Uniti continua ad avanzare? Esattamente 30 anni fa veniva uccisa a Roma Simonetta Cesaroni. Il caso noto come l'omicidio di Vapoma non è mai stato risolto. Luigi Ferraiolo. Il 7 di agosto del 1990 fu chiamato attorno alla mezzanotte dal funzionario di turno della squadra mobile, che mi informava che era stato trovato il cadavere di una ragazza in via Carlo Poma. In un caldo pomeriggio di agosto a via Carlo Poma, nel quartiere Prati a Roma, viene uccisa una bella ragazza mora, 21enne, Simonetta Cesaroni. 29 coltellate per lo più al pube. Da allora sono 30 anni, il suo assassino è ancora libero. 20 anni dopo si suicidò il portiere del palazzo, Pierino Vanacore, a lungo sospettato dell'omicidio ma sempre scagionato alla fine dalla magistratura. Nessuno ha mai pensato a un killer maniaco, eppure le coltellate al pube sono chiare. E questo cold case, questo caso freddo, grida ancora giustizia. Molti sono i nodi risolti. Il morso sul corpo di Simonetta mai analizzato, le piste alternative, le stranezze del primo momento, come racconta il capo della squadra mobile di Roma dell'epoca, Antonio Del Greco. Mi parve immediatamente strana, diciamo, la posizione della ragazza, diciamo, colpita con più di 29 coltellate per varie parti del corpo,
principalmente nella zona pubblica, e nessuna traccia di sangue all'esterno. La famiglia di Simonetta non ci sta all'impunità dell'assassino e chiede attraverso l'avvocato Federica Mondani che il caso sia riaperto, che si faccia ciò che non è stato fatto. Anche Del Greco suggerisce una traccia. Da dove ripartire? Ripartirei io sicuramente, viste le tecnologie moderne riutilizzate per la terza fase processuale, quella che fecero i RIS con il pubblico ministero Ilaria Calò, io partirei proprio dal DNA. Si è celebrato a Roma questa mattina nella chiesa di San Salvatore in Lauro il funerale di Sergio Zavoli, il giornalista scomparso lo scorso 4 d'agosto. Tante le testimonianze per un maestro del giornalismo televisivo, Silvio Vitelli. L'umanesimo di Sergio non elude mai i grandi temi della vita, li affronta nella loro asperità per trovare una via d'uscita, di comprensione dell'uomo. È Don Carlo Brezza, diventato amico di Zavoli nel suo ultimo anno, a raccontarlo così nel corso del funerale celebrato oggi a Roma nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Nella piazza un maxischermo suppliva i pochi posti previsti in chiesa a causa delle norme di distanziamento anti-Covid. L'interprete migliore del ruolo, della funzione, dell'essenza del servizio pubblico. E lo ha fatto e lo ha dimostrato anche dopo, quando ha servito il paese dai banchi del Senato. Con Guareschi, Zavoli, Biagi, quel tipo di mentalità che era conciliativa tra le varie anime del paese, quello è il tempo. La fotografia di Coppi e Bartali che si scambiano la borraccia non si capirà mai e non si deve capire chi l'abbia data a chi. È quello che diceva Zavoli questo. Questa è la poesia di quel tempo. Camera ardente e sepoltura a Rimini, città nella quale Zavoli è cresciuto insieme all'amico Federico Fellini. Rimini è la sua terra, il Teatro Galli sarà la camera ardente e poi lo porteremo, come deciso dalla famiglia, vicino al suo amico, vicino a Federico, al cimitero monumentale della città. Si tratta con tutta probabilità della più grande asta sportiva di sempre, durata 2 mesi, e sono stati messi in palio decine di cimeli per raccogliere fondi per la ricerca contro il coronavirus. Tutto questo su invito di Papa Francesco, il servizio di Paolo Fucili. Ci sono nomi come Pietro Mennea che richiamano storiche imprese sportive come l'oro della Freccia del Sud a Mosca 40 anni fa. Poi uomini simbolo dei migliori valori dello sport, Alex Zanardi su tutti, stelle mondiali del calcio come Cristiano Ronaldo, olimpionici di atletica, scherma, nuoto e altre discipline ancora, italiani e stranieri. Papa Francesco si è appellato al mondo dello sport. In 2 mesi hanno risposto quasi 200 campioni, non tutti proprio famosi, ma l'importante sono i quasi 100.000 euro raccolti vendendo all'asta online quel che ognuno di loro ha messo in palio. Maglie, scarpe, oggetti vari, ricordi preziosi in non pochi casi della più prestigiosa vittoria di un'intera carriera. Un bilancio lusinghiero per We Run Together, cioè Noi Corriamo Insieme, campagna conclusa ieri di solidarietà con gli ospedali di Bergamo e Brescia investiti dal coronavirus. C'è chi si è aggiudicato anche un invito a cena a casa di un atleta visto fin lì solo in TV, oppure l'opportunità di seguire un suo allenamento. Fra i promotori c'era anche Atletica Vaticana, l'associazione di appassionati di sport all'ombra del cupolone. Correre insieme, davvero tutti insieme, nessuno escluso. Questo è stato esattamente lo spirito di questa asta, che ha visto coinvolti grandissimi campioni internazionali, squadre molto importanti e anche atleti con disabilità fisica e intellettiva. E tutti con la stessa dignità, come ci ha suggerito Papa Francesco nel lanciarla. In Emilia-Romagna la regione ha deciso di far tornare fino a 1.000 spettatori negli impianti sportivi all'aperto, mentre tra pochi minuti a porte chiuse la Juventus gioca il ritorno degli ottavi di Champions League a Torino contro il Lione, vittorioso per 1-0 nell'andata pre-Covid. Su una partita decisiva per le sue sorti risponde così l'allenatore bianconero Maurizio Sarri. Sentiamo. Io penso di avere a che fare con dei dirigenti di altissimo livello e che non fanno delle valutazioni da dilettanti sull'ultima partita, su un episodio. Quindi i nostri dirigenti avranno già fatto le loro valutazioni e se la valutazione è il cambiamento lo faranno indipendentemente dal risultato di domani, se la valutazione è il proseguimento di un'idea lo faranno indipendentemente dal risultato. Non
noi siamo invece molto contenti di aver vinto forse il campionato più difficile della storia della Serie A, per una serie di avvenimenti che ci sono stati in questa stagione. Poi è chiaro che siamo in un ambiente che negli ultimi anni è abituato a vincere, e quindi tutto viene molto attutito da questa abitudine alla vittoria, che secondo me non ci dovrebbe assolutamente essere, perché la vittoria è sempre un evento straordinario che non può essere mai trattato come un evento ordinario. Il TG termina qui, a tutti voi l'augurio di una buona serata. Arrivederci.